tutti, sempre qui dalla cucina del Capitano del Popolo e sono sempre Valentina. E oggi facciamo la pasta, che chiaramente tutti, penso parecchi di voi sapranno fare. Io vi do una ricetta nuova, magari se in questo periodo, durante le festività, primavera, volete fare una pasta leggermente diversa, io vi do, diciamo, un'opzione. Allora, un bel po' di prezzemolo, fresco, bello verde, e useremo le foglie che sono, diciamo, che è la parte dove c'è più clorofilla. Farina bianca e farina di semola rimacinata, che dà un po' di spessore alla pasta, un po' di callosità. Le uova, queste sono biologiche, allevate a terra, e vi consiglio sempre di usare questo tipo di uova. Un goccino di olio extravergine d'oliva e un goccino d'acqua calda, giusto un cucchiaio. Iniziamo col tagliare il prezzemolo. Iniziamo a tagliarlo molto molto finemente. Ora avremo bisogno dell'utilizzo di un mini beamer. Sicuramente questo è un utensile che lo trovate in tutte le cucine, tutte le mamme ce l'hanno. Mettiamo il prezzemolo dentro al contenitore. Prendiamo un goccio d'olio. Aggiungiamo un uovo e continuiamo a frullare. Praticamente stiamo preparando in questo modo un po' di colore da dare alla pasta. E eccolo qua, un uovo verde. Prepariamo la farina e generalmente noi facciamo delle dosi, diciamo, ormai facciamo l'impasto a occhio, come si dice. Su un quantitativo di farina bianca ne mettiamo all'incirca un terzo di farina di semola rimacinata. Quindi dobbiamo mettere un po' di farina. Aggiungiamo circa un terzo di farina di semola rimacinata. Facciamo la casa per le uova e aggiungiamo il primo uovo, che è l'uovo verde. Molto molto divertente. Vi consiglio, se volete dare più consistenza alla pasta, di aggiungere solo i rossi ad un certo punto. Noi qui abbiamo messo un bianco, ma nulla ci impedisce di usare a questo punto solo i rossi. Dividiamo le uova e aggiungiamole uno alla volta fino a che otterremo un impasto della consistenza che desideriamo. Aggiungiamo un cucchiaio d'acqua calda alla farina che è rimasta e finiamo di impastare, giusto un cucchiaio. Allora, ho fatto un po' di fatica, ma la pasta è pronta. È abbastanza dura e torna su, è molto elastica, come potete vedere. Sono passate 2 ore, intanto noi abbiamo fatto altre cose in cucina e la pasta ha riposato. Adesso la tiriamo fuori e andiamo a vedere com'è. Ecco la nostra pasta che abbiamo fatto prima. Ora andiamo a spianare la pasta come facevano le nostre nonne. Con questo impasto potete fare varie ricette, potete farci ravioli, potete fare le tagliatelle, noi abbiamo tutti i tipi di pasta possibili da queste parti in Umbria. E noi per questa ricetta abbiamo deciso di fare le pappardelle, che sono pronte e sono qui, eccole. Questa è una pasta che già è stata, diciamo, un po' seccata, quindi è pronta per essere cotta. Se vi è piaciuto quello che abbiamo fatto, se avete bisogno di qualche consiglio, qualche dritta o volete contattarci, potete scrivere sulla nostra pagina Facebook del Capitano del Popolo oppure sulla pagina Facebook di Teleorbiato Web, che è il nostro ospite. E con De Gustibus torniamo la settimana prossima e vi aspettiamo!